Daniele Anzette, consigliere comunale di opposizione. Si parla tanto in questi giorni della creazione di una ZTL, una zona a traffico limitato, in via Barbarulo e via Garibaldi. Lei è favorevole a questa decisione, a questa proposta avanzata dal consigliere comunale Giancarlo Giordano di maggioranza? Io sono favorevole a una rimodulazione complessiva del sistema viario cittadino. Non a caso ultimamente ho discusso un'interrogazione in tal senso, chiedendo proprio degli interventi nel breve periodo, quindi con le strade esistenti al momento, cercando di alleviare il problema traffico e soprattutto il numero delle automobili che percorrono la strada, distribuendole diversamente sulle strade che sono in città. Non sono favorevole ai pensierini a piacere, perché ergersi a esperti della materia probabilmente poi può provocare quei disservizi che sono propri dei vari cambi di direzione e quant'altro che hanno visto protagonista il quartiere di Cicalesi, con tanti cambi della direzione stradale, ma tutti con esiti pressoché disastrosi. Ecco, secondo lei come dovrebbe essere immaginata la nuova viabilità a Nocera Inferiore, perché oggettivamente il traffico, soprattutto nelle zone centrali e in alcune zone periferiche, è notevole, quindi rende la vita impossibile a chi abita, ma anche soltanto a chi ci deve passare. L'alleggerimento passa sicuramente dalla necessità di creare nuove strade, ed è una necessità visibile. Passa sicuramente da una riorganizzazione del sistema viario diversa dall'attuale. È sotto gli occhi di tutti che l'attuale sistema circolazione delle automobili a Nocera è un sistema fallimentare e quindi è necessario rivederlo, ma non rivederlo a macchie di leopardo, piuttosto rivederlo nella sua completezza. Purtroppo siamo stati troppe volte abituati a cambi estemporanei proposti solo su alcune aree della città. Oggi deve essere pensato un sistema che comprenda tutti i quartieri di Nocera e che possa alleggerire effettivamente, tenendo conto anche di quartieri che sono cresciuti in maniera esponenziale, e immagino via Napoli con gli insediamenti e quindi col numero di persone che è aumentato e quindi col numero di automobili che viene immesso su quella strada e che crea naturalmente delle code che sicuramente non fanno bene né ai tempi di percorrenza per raggiungere le destinazioni finali, né tantomeno alla salute, perché le automobili ferme provocano una dispersione nell'aria sicuramente di degli elementi che non sono favorevoli alla salubrità dell'aria. Ecco, nelle ultime ore è stato annunciato l'avvio dell'iter per la cessione al comune di Nocera Inferiore della linea che corre parallela alla linea ferroviaria che va da Castel San Giorgio verso lo stadio, che attualmente è chiusa, anzi da molti anni è chiusa, per tirare lì una strada. È un qualcosa di positivo? Ritengo di sì, tra l'altro era una delle prime proposte che avanzai proprio con la presentazione della mia candidatura. Problema di quella strada è che per troppe volte è stata annunciata. Io, a mia memoria, ricordo già tante conferenze, articoli di giornale, quindi che si passi dalle chiacchiere ai fatti e anche in tempi brevi, perché altrimenti resta una bella idea ma semplicemente sulla carta, come ad oggi del resto ce ne sono tante ma che non trovano una realizzazione concreta. Quindi se le cose non si fanno non si può dare la possibilità alla città di trovare degli sfoghi dal punto di vista veicolare.